la passione, diciamo, del disegno, no? Come da quando sei piccoli che disegniamo tutti, e poi è sempre continuata, non si è mai fermata, motivo per cui ho studiato architettura e mi piaceva tantissimo, la parte che mi piaceva di più erano tutti gli esami di disegno, no? Mentre vabbè, io poi comunque l'ho finito, ho fatto anche l'esame di Stato, ma più perché avevo bisogno di finire una cosa che avevo iniziato, ma già lo sapevo, già facevo comunque altre cose. E, insomma, gli esami, non so, di statica, matematica, costruzione, tecnologia, per me era un incubo. Però mi piaceva tantissimo disegnare, dipingere, fare le fotografie, insomma. Il mio collegamento, diciamo, con le foto di architettura è stata una conseguenza naturale del fatto che studiassi architettura e ero entrata in contatto con vari architetti della mia età che poi hanno iniziato a progettare e io per vivere avevo bisogno di lavorare, quindi loro mi chiedevano di fare le foto ai loro progetti. Poi l'ho iniziato a fare sempre di più e mi mantenevo pubblicando dei libri di architettura, ma al tempo stesso avevo tutta una mia produzione, diciamo, artistica, ma non sono mai state due cose separate, capito? Cioè, il lavoro poi per un artista giovane, come fai a mantenerti poi in Italia? È impossibile, devi avere per forza, cioè, o insegni o no, hai un lavoro apposta parallelo, per me quello era una sicurezza, diciamo, mensile che poi mi aiutava a autoprodurmi, no, come un piccolo imprenditore. Poi sempre di più sono riuscita a far vedere i miei lavori e quindi ho sempre fatto meno foto su commissione. Adesso a New York, per esempio, ho delle persone a cui io, insomma, che conosco da tanti anni, che sono architetti e ancora mi chiedono di fotografarli ai loro progetti, li faccio. Cioè, anche perché mi aiuta a tenere i piedi per terra, no? Quando fai un progetto così sono anni, cioè non vedi mai la fine, rischi proprio di perderti, cioè, non rischi, anzi ti perdi per poi, no, ritrovarti. E un lavoro su commissione è un lavoro che ha un tempo ben definito. Per cui è importante proprio per il cervello che ti riporta a terra, consegni un lavoro, lo fai, cioè è importantissimo, anzi rimpiango di non avere più tanto tempo per farlo. La scelta di andare a New York è stata un impulso istintivo, diciamo personale, la necessità di andare via. Poi New York piuttosto che Londra o Berlino o non so, Shanghai, è perché avevo già molti amici artisti che vivevano a New York e quindi mi sembrava un po' come costruire, no, la mia famiglia. E vivendo a New York veramente mi fa anche un po' tristezza. Nel senso che penso, vedendo anche magari, non lo so, artisti, mostre a Chelsea, no? Con artisti americani che non hanno nemmeno l'unghia della professionalità e capacità di tanti artisti italiani. L'unico problema è che noi non siamo aiutati, proprio abbandonati così, quindi non escono, ma ti potrei fare una lista, insomma, infinita, veramente.